Aumentano le proteste dei cittadini contrari a certe modalità di smaltimento rifiuti sotto la lente di ingrandimento l'inceneritore di Montagano. Incontro domani a Pettoranello del Molise per illustrare ai dipendenti della ITR tutti i dettagli del distretto della moda. Scoperto e poi inseguito dopo aver rubato rame a Termoli, la polizia ha arrestato un pregiudicato ventenne di Vasto conducendolo nel carcere di Larino. Da oggi e fino al prossimo sabato, 5 giorni di incontri, conferenze e proiezioni per discutere di rigenerazione urbana sostenibile, un'iniziativa della Fondazione Architetti a Campobasso. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Tutela del patrimonio ambientale per evitare rischi alla salute pubblica. Salgono le proteste dei cittadini che si oppongono alle colate di rifiuti tossici. Il servizio è di Giampiero Porfirio. I rischi derivanti dalla presenza e smaltimento di rifiuti tossici nelle campagne e nelle discariche abusive sono argomento da mesi in regione. Le popolazioni residenti, dopo anni di torpore, sembrano aver risvegliato quella coscienza ambientalista sopita per troppo tempo. Dopo le vivaci proteste degli abitanti di Cerce Maggiore per le scorie petrolifere lasciate dalla Montedison molti anni fa incontrata a Capoiaccio, dopo le mobilitazioni a Termoli per bloccare le perforazioni marine alla ricerca di idrocarburi, la protesta sale tra la popolazione di Montagano e dei paesi limitrofi che vedono minacciato il territorio. La questione e la proposta della Regione Molise di allargare fino a 5 volte l'inceneritore ai piedi del paese, con il rischio di vedere sversati in loco rifiuti di qualsiasi genere, soprattutto di provenienza da fuori regione, tossici e altamente pericolosi. Non è una novità infatti che da anni il Molise sia stata terra di conquista anche da parte di clan camorristici che hanno lasciato il segno del loro passaggio nell'area venafrana, più all'interno verso Vinchiaturo e al confine con la provincia di Foggia sul litorale adriatico. Sull'impianto di trattamento rifiuti a Montagano, semplici cittadini e comitati civici vogliono essere ascoltati ed essere partecipi del loro destino. Il Codacons è dalla loro parte. In Molise si lavora per avviare al più presto un distretto della moda. Domani il percorso manifatturiero sarà illustrato ai dipendenti della ITR. Michele D'Alessio ha sentito il parere di Giorgio Gagliardi, responsabile dell'associazione Euridit. L'incontro di sabato presso questo istituto ha avuto poi un lieto fine, già era positivo in sé, ma poi le conclusioni sono state ancora più positive. Che cosa è successo in chiusura? Ma intanto abbiamo registrato veramente la grande soddisfazione da parte del rappresentante della casa di moda Vodavì, che tra l'altro ha riscontrato alcune lavorazioni del tutto particolari che vengono fatte qua dai ragazzi dell'istituto del liceo artistico, che difficilmente lui tra l'altro riesce anche a trovare, quindi era particolarmente interessato. Poi nell'incontro di sabato sono emerse anche altre due proposte a mio parere molto positive e molto importanti, una d'intesa con il comune di Isernia, comune di Pettoranello e la stessa ovviamente provincia, per fare un incontro sul tema del distretto. Il distretto moda, rilanciato anche dalla delibera della giunta regionale del 17 di settembre del 2014, rappresenta una sorta di obiettivo strategico della regione. Ecco, fare un incontro per delineare anche i contorni operativi di un possibile distretto moda del Molise. All'interno di questo percorso distrettuale, e quindi tra l'altro anche in piena sintonia con il laboratorio, no, che abbiamo attivato sabato presso il liceo artistico, faremo anche un incontro mercoledì alle 3 con le maestranze, diciamo, della ITR, perché come associazione stiamo costituendo un gruppo di lavoro per realizzare, costruire, forse il termine più esatto, costruire un progetto per una linea prodotto jeans sportwear che rappresenti un po' l'emblema, diciamo, quasi produttivo della storia industriale del distretto moda del Molise. Nello specifico, che tipologia di prodotti sono interessati?
Allora, se parliamo della casa moda Vodavì, ovviamente là parliamo di borse, collane, orecchini, eccetera, per cui hanno trovato particolarmente interessante alcune lavorazioni proprio dei ragazzi proprio sulla lavorazione della pietra e quant'altro. È chiaro che c'è anche un discorso di ideazione, infatti è rimasto molto colpito anche da quello che è un po' una sorta, come è giusto che sia, di radice culturale proprio delle lavorazioni che questi ragazzi facevano. Sono al vaglio dei carabinieri e della Polizia Municipale di Campobasso le cause che hanno portato all'incidente stradale alle porte del capoluogo nella tarda mattinata di oggi. Il sinistro è avvenuto alla rotatoria al termine della superstrada Ingotte. Danni rilevanti per una Fiat Panda e un furgone di poco conto, invece le ferite riportate dai due conducenti. La regolamentazione delle informazioni contenute su internet. Da Vasto abbiamo sentito il parere dell'avvocato Giovanni Di Giandomenico, rettore dell'Università Telematica Pegaso. Tema del convegno parte da un autore illustrissimo, uno dei maggiori personaggi della letteratura italiana, ma direi anche europea e mondiale, quale è Giacomo Leopardi, per arrivare adesso alla difesa del diritto d'autore, che è stata una battaglia che molti hanno combattuto e ha trovato un'ultima regolamentazione in un testo normativo emanato dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, la cosiddetta AGCOM, molto corposa, che prevede nel dettaglio tutta la disciplina di tutte le tecniche, perché naturalmente il web, l'internet che è diffuso, la sua platea è il mondo, non è neppure una nazione o un continente, prende tutto e manda a tutti. Allora, qual è il limite di questo? Qual è la difesa dell'autore? Sia sotto l'aspetto del quello che si chiama, i giuristi chiamano il diritto morale, cioè di non deturpare le proprie opere. Non so, ecco, è stata letta la poesia di Leopardi, l'infinito. Se invece dell'infinito uno dicesse il finito, sicuramente Leopardi potrebbe lagnarsi e pretendere la correzione. Ma anche e soprattutto, direi, sotto il profilo della valenza economica dell'opera, perché portata sul web diventa gratuito, e quindi quello che fu una grande novità dopo l'invenzione della stampa, cioè di riservare all'autore o a colui a cui l'autore cedeva, quindi per esempio l'editore, il diritto di riprodurre l'opera, e questo avvenne con l'invenzione della stampa, con Gutenberg, e adesso viene completamente vanificato, tutti quanti possono riprodurre liberamente le opere attraverso questo mezzo. Allora, questa regolamentazione è sembrata opportuna, necessaria, anche la comunità europea se n'è interessata, la legislazione è partita anche dagli Stati Uniti, che rimane la nazione che è la culla dell'informatica e quindi anche di internet e del web, e vediamo quali saranno le applicazioni. È stata molto controversa, per la verità, però era una regolamentazione necessaria. 24enne rumeno denunciato dalla Polfer perché autore di lancio di sassi contro un convoglio ferroviario. L'uomo nella stazione di Campobasso era salito a bordo di un treno diretto a Roma Termini, privo di biglietto. Una irregolarità accertata durante il tragitto dal capotreno, che ha quindi fatto scendere il 24enne alla stazione di Vinchiaturo. Una volta a terra, infastidito, il rumeno ha iniziato a lanciare contro il treno i sassi, colpendo anche alcuni viaggiatori in procinto di salire sul convoglio. Un pregiudicato ventenne residente a Vasto è stato arrestato dalla polizia per furto di rame perpetrato in un terreno adiacente alla tratta ferroviaria della cittadina molisana. La segnalazione al commissariato è giunta da parte di un cittadino che ha notato il ragazzo estrarre cavi elettrici, quindi l'arrivo tempestivo della volante e la precipitosa fuga del giovane a bordo di un furgone. Dopo un breve inseguimento il ventenne è stato però bloccato e, dopo le formalità di rito, condotto nel carcere di Larino.
Prendono sempre più piede su internet le truffe a carattere sessuale. Come non cadere nelle trappole di finti profili di belle donne attraverso pochi e semplici consigli? Le trappole per estorcere denaro sono sempre dietro l'angolo. La tecnologia e i computer hanno aggiornato da qualche tempo le tecniche per fare cassa, tutto in modo illecito e pericoloso, si intende. Belle donne conosciute tramite internet che cercano nuove amicizie, carpendo l'ingenuità dei più giovani, ma anche in qualche caso di persone tanto mature quanto sprovvedute. La polizia postale mette in guardia in questo genere di reato soprattutto gli uomini malcapitati adescati su Facebook o altri network con l'illusione di passare qualche ora diversa dalla monotonia quotidiana attraverso contatti con ragazze facili e attraenti. Nulla di più sbagliato. Dopo qualche innocente scambio di battute, la vittima del tranello è invitata a spostare la conversazione su Skype o altre piattaforme. Dalle semplici chiacchierate a frasi di genere erotico il passo è breve, fino, fanno sapere dalla questura di Via Tiberio, alla utilizzazione della webcam per vedersi e compiere atti sessuali da entrambi. Dall'altra parte del computer la sedicente ragazza, spesso di nazionalità estera, registra le immagini e le conserva per la successiva richiesta estorsiva di denaro, minacciando lo sprovveduto di pubblicare il video nella rete. Per evitare le nuove frontiere della trappola illegale, i giovani sono invitati a rivolgersi alle forze dell'ordine, diffidare intanto dai profili di ragazze sconosciute, non cedere alle richieste di soldi che confluiscono la gran parte nell'est Europa e in Africa e segnalare invece prontamente a Facebook il profilo incriminato, a YouTube e Skype per bloccare il materiale compromettente e le intenzioni dei criminali. Salgono le denunce ai sequestri di fabbricati e cantieri edili privi delle necessarie autorizzazioni per reati al patrimonio paesaggistico e per inosservanza della sicurezza sul lavoro. I carabinieri del comando provinciale di Isernia hanno deferito 7 persone. I sequestri sono avvenuti tra Venafro, Sant'Agapito, Macchia e la stessa città di Isernia. Su proposta dell'assessore regionale alla tutela ambientale Vittorino Facciola, la giunta regionale ha provveduto alla ricostituzione della commissione d'esame circa il servizio regionale di vigilanza ambientale volontaria, fissando altresì le modalità per lo svolgimento dell'esame finale teso al conseguimento della qualifica di guardia ambientale volontaria. A Campobasso 5 giorni di rigenerazione urbana sostenibile da oggi e fino a sabato all'ex GIL del capoluogo spazio a conferenze, laboratori, tavole rotonde e non solo. Obiettivo: promuovere una cultura del progetto urbano sostenibile e utile per affrontare con maggiore speranza di successo alcuni grandi temi del nostro tempo. Da oggi fino a sabato 15 novembre all'ex GIL di Campobasso, 5 giorni dedicati alla rigenerazione urbana sostenibile. Conferenze, workshop, tavole rotonde, laboratori, letture, proiezioni e concerti organizzati dalla Fondazione Architetti di Campobasso. Una iniziativa per discutere di esaurimento progressivo delle risorse non rinnovabili, di alterazioni climatiche, convivenza tra sistemi di valori e attese sociali sempre più irriducibili. Ad illustrare il programma ci ha pensato in un apposito incontro il presidente della Fondazione Architetti Giancarlo Manzo. Il tema è sempre la rigenerazione urbana sostenibile e la prima giornata è uno sguardo d'insieme. Partiamo da un approccio da parte di un geografo, il professor Giuseppe De Matteis, che in maniera interdisciplinare ci parlerà della costruzione dei luoghi. E questo è un primo approccio per poi parlare invece di rigenerazione con Massimo Alvisi, che è il tutor del gruppo G124, quello istituito da Renzo Piano da quando è diventato senatore a vita, per lavorare sulle periferie, il rammendo delle periferie. Anche il comune coinvolto nell'evento, come spiegato dall'assessore all'urbanistica Bibiana Chierchia. Il comune ha deciso di dare una mano perché il tema del scelto per questa 5 giorni dalla Fondazione degli Architetti è uno dei temi centrali delle linee programmatiche della nostra amministrazione e in particolare del mio assessorato. Le prospettive mie immediate di questi giorni sono di tornare tra i banchi di scuola. Cercherò personalmente di
seguire tutti gli eventi che sono contenuti nell'iniziativa. In particolare il prodotto che verrà fuori dal workshop a cui sono chiamati gli studenti, workshop che si concentrerà su una di quelle che erano le periferie della città e che in realtà ormai è un quartiere assolutamente inurbato in Campobasso e in particolare il CEP, il frutto di quel workshop sicuramente vedrà una realizzazione in collaborazione con l'assessorato. E penultimo, seminario sulla storia e paesaggio del Molise organizzato dall'Ateneo locale, tema del pomeriggio a Campobasso sarà geografi, poeti e architetti nella costruzione dei luoghi, appuntamento alle 16.30 alla ex GIL di Via Milano. E secondo spettacolo in programma questa sera alle 21 al Teatro Savoia di Campobasso, protagonista Giorgio Albertazzi con la sua compagnia che in omaggio al genio del bardo nel 450° anno dalla nascita porta in scena Il mercante di Venezia. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Pressione livellata sulle regioni adriatiche, cielo generalmente coperto oggi sul Molise, le temperature sono comprese tra gli 11 gradi di Isernia e la massima di 22 a Termoli, mare mosso, ventilazione variabile, parzialmente stellato il cielo dalla sera, domattina sulla regione i valori climatici sono previsti stazionari o in leggera flessione, venti di direzione meridionale, schiarite alternate a corpi nuvolosi. Posto in classifica in Serie D, girone F per l'Olimpia Agnonese, appena 5 punti raccolti in 10 partite e peggior attacco assieme al Termoli con 6 sole reti all'attivo. La società ha individuato gli errori da correggere, il direttore sportivo Maurizio Sabelli, sentiamo. Maurizio Sabelli, la situazione non è ottimale in casa agnonese, ma non ne va bene una. Sì, diciamo che non è ottimale, se guardiamo la classifica sicuramente i numeri parlano molto chiaramente. Però bisogna anche dire che fin quando la squadra lotterà così come ha lottato anche oggi, vedere ragazzi 6 juniores oggi in campo, 96-97, lottare con questo furore, con questa determinazione, chiaramente ti stimola noi società a fare qualcosa che già stiamo facendo, perché sappiamo delle nostre problematiche. Avevamo i due attaccanti Cantoro e Stalli, speriamo di poterli fare debuttare domenica. Abbiamo gente come Di Lullo, come Pifano, come Rolli, insomma Agnone non si può permettere il lusso di tenere questi giocatori in tribuna. Però con questo voglio dire che abbiamo veramente dato più di quello che oggi potevamo dare, quindi voglio fare veramente un applauso ai ragazzi, allo staff che comunque hanno messo in campo una squadra motivata, una squadra vogliosa, una squadra e come al solito quel classico episodio ci penalizza, perché oltre all'episodio del rigore che probabilmente c'era, il fallo di mano era sicuramente evidente, non so se la distanza era tale da poterlo concedere, però addirittura arrivare a un'espulsione francamente su quell'episodio fa capire che quest'anno dobbiamo rimboccarci le maniche e essere più forti anche di questi episodi che sicuramente sfuggono un po' a quella la logica di mercato, dei giocatori, di come gioca la squadra. Sono cose che dobbiamo vincere e sconfiggere soltanto se questa società come sempre farà la differenza, quindi metterà a disposizione dello staff giocatori importanti unitamente a quelli che già fanno parte di questo gruppo e unitamente ai tifosi siamo sicuri che possiamo anche tirarci fuori da questa situazione. E noi ci crediamo, abbiamo affrontato una squadra molto cinica, una squadra che in due ripartenze, un episodio ci hanno fatto gol e ripeto, bisogna fare attenzione a qualsiasi tipo di fase di gioco che si sviluppa durante la partita, perché oggi ogni singolo episodio veniamo puntualmente penalizzati e quindi credo che anche questo momento sia quasi ora che passi, perché francamente quest'anno ce ne stanno succedendo di tutti i colori. Il Venafro Calcio a 5 cede in casa al Forte Barletta nel campionato nazionale di Serie B, 4-3 il risultato finale per la capolista pugliese.
Il Venafro Calcio a 5 ospita in casa l'imbattuto Barletta nell'impianto di via Pedemontana. Il confronto è diretto dalla coppia Fucci e Micheli. Partenza sprint dai padroni di casa in tenuta rossonera che impostano decisamente a loro favore l'incontro. Estremo ospite Capuano è messo subito sotto pressione dalle conclusioni velenose di Keita e compagni. A rompere l'inerzia ci pensa per la formazione pugliese Capacchione dopo 18 minuti. Saracchelle superato dopo un lungo giro palla degli ospiti e colpo sotto misura. I venafrani accusano oltre misura e mostrano il fianco agli avversari. Le ripartenze dei baresi sono letali. I ragazzi di Fausto Scarpitti commettono ingenuità vistose. Capacchione al 24esimo chiude con precisione chirurgica un'azione tutta in velocità dei biancorossi. E uno sfortunato autogol di Giglio Fiorito al 32esimo affondano i molisani nel finale di primo tempo. Nella ripresa le emozioni mantengono fede e la partita resta accesa. Il Venafro cambia registro e mette alle corde la capolista del tecnico Chiereghin, riaprendo il risultato finale nonostante la quarta marcatura del Barletta dopo 13 giri di lancette. A battere Saracchelle in uscita ci pensa Severino, servito direttamente con le mani dal proprio portiere Capuano. Completamente sguarnita la difesa dei padroni di casa nell'occasione. Cuore e orgoglio non mancano tra le fila dei molisani. Nardo Lillo al termine di una rapida azione corale e la doppietta di Antonio Russo riducono lo svantaggio. Per atterramento di Giglio Fiorito il numero 9 supera Capuano con un penalty calciato sotto la traversa. Il 3-4 finale grazie invece alla superiorità numerica creata con l'ingresso del portiere di movimento Valvona. Il Barletta resiste e porta a casa i 3 punti, pur con una gara in meno, vetta consolidata a 16, 4 lunghezze in meno per la formazione del presidente Scarabeo. Prossimo turno spazio al derby in quel di Campobasso. Nel campionato femminile di Serie B2 l'Isernia conferma la vetta del girone H. Senza storia la partita interna contro il Potenza, 3-0 il finale in poco più di un'ora di gioco. Netto il divario tecnico visto in campo 25-13, 25-14 e 25-15, parziali nei 3-7. Isernine prime e punteggio pieno dopo 4 turni. E con questa notizia è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.